Benvenuti a un nuovo appuntamento con le top news. Legge elettorale, Renzi, ballottaggio se non si arriva al 35%. Berlusconi, il 10 aprile, udienza per affidamento. Allerta maltempo, un morto in Liguria. È arrivato il momento di far vedere che la politica non è solo discussione o diventa il bar dello sport. Così Renzi alla direzione del PD, che punta a una proposta concreta su cui votare. Ribadisce di superare il bicameralismo perfetto e fissa una data. Entro il 15 febbraio il PD presenterà il DDL costituzionale. La proposta di legge elettorale del segretario prevede un premio di maggioranza che porti al 53-55% se si ottiene il 35%. E se non ci si arriva si va al ballottaggio. Niente preferenze e primarie per tutti i partiti. È stata fissata per il prossimo 10 aprile davanti al Tribunale di Sorveglianza di Milano l'udienza in cui si discuterà dell'affidamento in prova ai servizi sociali di Silvio Berlusconi. Nel processo Mediaset il Cavaliere è stato condannato in via definitiva a 4 anni di carcere, di cui 3 coperti da indulto. Disagi per il maltempo in gran parte d'Italia. Trovato morto il medico disperso in Liguria tra le regioni più colpite. Si cerca ancora un disperso nel Modenese e preoccupa il livello dei fiumi. Intanto è stato iscritto nel registro degli indagati il progettista del terrazzo crollato insieme alla frana che ha fatto deragliare l'Intercity ad Andorra nel Savonese. Numerosi messaggi di cordoglio per la scomparsa di Claudio Abbado. Il grande direttore d'orchestra e senatore a vita è morto a Bologna a 80 anni. Era malato da tempo. Ha onorato nel mondo la grande tradizione musicale del nostro paese, ha detto Napolitano con un commosso omaggio all'amico che definisce un talento eccezionale. Scade venerdì prossimo il termine per pagare mini IMU e TARES. Si prospetta un ingorgo fiscale senza precedenti, con bollettini e calcolo dell'importo ancora nel caos, lamentano i consumatori. I CAF sono presi d'assalto e il Codacons è pronto ad iniziative legali e ricorsi in favore dei contribuenti danneggiati da tanta confusione. La Corte Suprema indiana ha chiesto al governo di trovare una soluzione entro 2 settimane allo stallo che sta ritardando il processo ai 2 militari del San Marco. L'Italia nel frattempo ha presentato un ricorso in merito ai ritardi nell'avvio del processo. Il Ministero dell'Interno ha accolto la richiesta di processare i 2 marò in base al suo ACT che prevede la pena di morte. Allo stadio di Bologna è successo qualcosa di inqualificabile di cui mi sono vergognato. Gianni Morandi condanna così i fischi dei tifosi rossoblù al Caruso di Lucio Dalla e gli striscioni contro il Napoli. Morandi parla di comportamento razzista ed offensivo e di una manifestazione di maleducazione deficiente. Essere presidente onorario, conclude, anche se è una carica simbolica e forse inutile, non mi piace più.